una sera tolgo la mascherina e metto gli occhiali. Vi do il benvenuto a questa apertura della stagione teatrale con il nostro concerto di Natale. La stagione teatrale di quest'anno al Teatro di Smantova si chiama DPCM. Di nuovo sul palco a Castelnuovo Monti, o se volete distanti ma presenti a Castelnuovo Monti. È una forma di resilienza e di resistenza, portare il teatro nelle case quando il teatro è chiuso, quando il teatro non si può aprire per delle ragioni che tutti conoscono, però il teatro c'è. Questo è un teatro, lo ricordo tutte le volte che posso, voluto dai cittadini di Castelnuovo Monti e voluto di nuovo da tutto l'Appennino, dalle amministrazioni comunali di Castelnuovo Monti e della loro comunità montana, che oggi è l'Unione dei Comuni. E quindi ci pare assolutamente doveroso, ma è anche un piacere, poter proporre a tutto il pubblico della montagna, e perché no anche molto più vasto, con questa nuova modalità della possibilità dello streaming e del canale YouTube, di provare insieme a condividere una stagione, bellezza del teatro e in questo caso della musica. Oggi rinnoviamo due tradizioni: la tradizione del concerto di Natale, che è stato anche il concerto di Santa Lucia, l'abbiamo appena festeggiato in qualche modo anche quest'anno Santa Lucia domenica scorsa, e il concerto dei maestri, degli insegnanti dell'Istituto Perimerulo. Quando abbiamo riaperto il teatro nel 2004 era l'Istituto Merulo, oggi è l'Istituto Perimerulo. La città di Reggio, assieme al capoluogo in qualche modo della montagna e dell'Appennino Reggiano, che si sono uniti per dare vita a questo grande progetto di formazione musicale diffusa. Era una tradizione, la rinnoviamo, la tradizione è una forma di rivoluzione permanente, ci fa piacere che qui a dare il là letteralmente a questa stagione un po' insolita, ma comunque una stagione teatrale a tutti gli effetti, siano tre grandi musicisti, tre grandi maestri: Stefano Franceschini al clarinetto, che è da qualche anno insegnante nel nostro istituto, anche nella sede di Castelnuovo Monti oltre che in quella di Reggio, e altre sono delle vecchie conoscenze, sono Mirko Ferrarini, maestro di fisarmonica e anche vice direttore della sede di Castelnuovo Monti, Giovanni Maregini, che è docente di flauto ma è dal 2004 il nostro direttore artistico del teatro. La musica tra vecchio e nuovo continente, il suo linguaggio universale, il linguaggio delle emozioni, credo che sia la cosa migliore in questo momento, in questo anno così difficile, per illuminare per il tempo che serve la nostra esistenza, la nostra vita, per in qualche modo accendere la luce su questo palco. In questo momento io mi trovo nel foyer del teatro, che è forse il luogo più intimo del nostro Teatro di Smantova, ma sono anche dentro le vostre case, e quindi la musica, l'arte, il teatro chiede sempre ospitalità, e noi cerchiamo di ricevere ospitalità e anche ospitare il nostro pubblico e il nostro Appennino, ma non solo qui a teatro. Buon ascolto e buone feste e buon Natale a tutti, a nome dell'amministrazione comunale del Comune di Castelnuovo Monti, ma anche dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.
Buonasera, il brano che abbiamo appena eseguito era La Pizzeria del compositore reggiano Achille Peri, un omaggio che abbiamo voluto fare al compositore a cui è dedicato anche l'Istituto Musicale di Reggio Emilia, un compositore che è nato e vissuto a Reggio Emilia, morto nel 1880 e molto noto all'epoca soprattutto per le opere che sono state eseguite in tutta Italia. Un compositore che, come avete sentito anche nel brano che abbiamo eseguito, risente chiaramente di tutta la tradizione operistica e soprattutto dell'influsso di Verdi. Achille Peri scrisse diverse opere e soprattutto musica sacra e pochi brani di musica strumentale, tra cui questa Pizzeria, che è un brano originale per flauto, clarinetto e pianoforte, e che appunto vi abbiamo proposto anche perché è di rarissimo ascolto. Il secondo brano che vi andiamo ora ad eseguire sono le variazioni sul tema di Mozart del compositore tedesco Hermann Zilker, che ha scritto queste quattro variazioni su un divertimento, su un tema di un divertimento del giovane Mozart. Un brano molto particolare, che è anche uno dei primi brani originali per fisarmonica, e che vede appunto le quattro variazioni alternarsi diversi climi espressivi. Ci sono alcune variazioni più brillanti, altre più pacate, e vedono un bel gioco di dialogo tra il flauto, la fisarmonica e in questo caso il clarinetto basso. Buon ascolto. Thank you.
brano di carattere estremamente melodico e affascinante, appunto, come invenzione, del compositore georgiano Vaia Azzaraschvili, il notturno per flauto, clarinetto basso e fisarmonica. Azzaraschvili è uno dei compositori georgiani più conosciuti al mondo, è un compositore estremamente prolifico, ha scritto moltissima musica da camera, moltissimi brani per pianoforte e anche molti brani per concerti, per strumento solista e orchestra. È diventato famoso in realtà un po' in tutto il mondo per questo brano, così estremamente appunto, fluente e affascinante, che ricorda in realtà anche molta della musica di Piazzolla, che poi sentiremo dopo, ma molte cose che richiama questo stile. Ed è appunto diventato conosciuto soprattutto per questo brano e per alcuni brani anche per pianoforte che l'hanno reso celebre. Thank you.
Abbiamo il nostro programma con tre brani di Astor Piazzolla, compositore argentino tutti noto, e che l'anno prossimo festeggeremo, per quale festeggeremo l'anno prossimo i 100 anni della nascita. E quindi insomma ci è piaciuto anche finire il programma con tre brani che rispecchiano quello che Piazzolla ha fatto durante la sua vita, partito dal tango tradizionale, lo ha modificato e riarrangiato in maniera tale da rivoluzionare anche la storia del tango. Il primo brano che suoneremo è Jean et Paul, uno di quei brani che Piazzolla scrisse al suo arrivo a Parigi negli anni 60, e sentirete che è un tango ancora abbastanza tradizionale. E poi suoneremo Oblivion, un celebre tema che Piazzolla scrisse per un film di Marco Bellocchio, il cui carattere così sodente di questa melodia che è veramente tra le cose più belle scritte dal compositore. E infine finiremo con Primavera Portena, uno dei quattro momenti, delle quattro stagioni che Piazzolla ha dedicato a questo ciclo che lui ha suonato per tutta la sua vita in tante formazioni, proponendolo anche spesso in trio.
Giovanni, Stefano e da me, i migliori auguri di Buon Natale, buone feste.